ogni anno, vuoi per la tecnologia, vuoi perché comunque le case automobilistiche si evolvono, il discorso dell'ambiente, dell'ecologia, dei consumi, l'emissione di CO2, la sicurezza dei driver, iniziano ad avere un peso, perché tanto sono dei costi per l'azienda, quindi avere un operatore a casa che ha subito un incidente o comunque dover pagare dei danni, mancato lavoro e via dicendo. Quindi queste sono tematiche sicuramente molto interessanti. Diciamo che si tratta di simposi molto interessanti, innovativi, che non possono che supportare il lavoro del fleet manager e quindi restano sempre molto interessanti da seguire, da poter, diciamo, praticare, cioè quando è possibile. Oggi è stata una giornata interessante e ci sono sempre dei seminari ai quali si può assistere e ascoltare novità. Chiaramente oggi il tema più discusso e nuovo affrontato è legato a Telepass, quindi è stato interessante vedere l'intervento del responsabile commerciale. Quindi abbiamo ascoltato, sentito alcune novità e chiaramente c'è qualcosa su cui pensare, ecco, e portarci a casa. Una giornata molto interessante con tanti spunti, soprattutto convegnistici. Abbiamo aggiornato un po' i nostri saperi, implementato i nostri saperi. È sempre un'occasione interessante per dare anche un follow up a tante cose, a tanti progetti che abbiamo nelle nostre aziende, nelle nostre realtà quotidiane, e confrontarli un po' tra di noi per capire se la strada che stiamo percorrendo è la strada giusta. Ormai la telematica pervade ogni nostro campo, nell'automotive comincia a diventare una parte molto importante. A volte si ha l'impressione che ci sia una scatola con quattro ruote dominata da sistemi elettronici. Abbiamo cercato di capire un po' meglio quello che possiamo fare tutti noi nella nostra vita quotidiana.